Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video commento per quanto riguarda il capitolo 965 di One Piece. Quest'oggi, nonostante abbia più tempo di ieri per girare il video, perché ieri è stato davvero impossibile, ho comunque poco tempo, quindi il video commento sarà un po' più breve del solito, mi scuso per questa cosa, però comunque breve, ma cerchiamo di farlo bene perché è stato un capitolo davvero importante, forse molto più degli altri, sia per quanto riguarda il flashback, come molti già staranno pensando al futuro incontro tra Gold Roger e Barba Bianca, ma soprattutto per quella che è stata l'ascesa al potere di Orochi, allora, diventando Shogun, e questo è uno dei risvolti su cui voglio puntare di più l'attenzione, almeno in questo video commento. Poi magari in settimana faremo una live, vi avviso, sia nella sezione community per quanto riguarda YouTube, sia per quanto riguarda le stories di Instagram su Pishinigami, quindi seguitemi anche lì. Faremo una live e magari spazzeremo un po' gli argomenti per quanto riguarda il macro flashback di Oden e Barba Bianca, tutta la questione di Gold Roger, eccetera eccetera. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi e condividere con i vostri amici il canale, il video, insomma quello che volete se non l'avete ancora fatto, e di lasciare ovviamente un like se il video vi sarà piaciuto e di farmi sapere ovviamente la vostra qui sotto, perché questo video commento finirà con qualche domanda che farò io a voi, un po' per mancanza di troppo tempo per spiegare tante cose, un po' perché magari ne parliamo in live, un po' perché sono curioso di sapere anche la vostra. E quindi seguitemi anche su Instagram, Pishinigami, e possiamo iniziare quindi il video commento. La mini avventura di ovviamente Capone Beghe a Dressrosa sta continuando come avevo ipotizzato. Capone Beghe è diventato l'eroe, non proprio a livello nazionale, ma comunque è diventato l'eroe della piazza perché in un attimo ha fermato il trambusto di quei pirati che stavano creando casino. Quindi, di conseguenza, come avevo detto già nei video commenti scorsi, è diventato involontariamente l'eroe non proprio al pari di Usopp, Luffy e Kiros, però insomma verrà ricordato. Ok, cosa interessante, ma fine a se stessa, anche perché ancora non abbiamo compreso dove vuole andare a fare Oda con questa mia avventura. Quindi io personalmente terrò ancora gli occhi puntati su questa Dressrosa, su questo momento storico, perché secondo me è una mini avventura che sarà molto importante. Per quanto riguarda il capitolo, invece, ovviamente continua il flashback e quindi la narrazione di Oda attraverso quelli che sono dei racconti di fatti già avvenuti, per quanto riguarda tutta la questione della Moby Dick, per quanto riguarda la voglia di esplorare il mondo di Kozuki Oden. Per quanto riguarda il rapporto tra Gozuki e Toki, la nascita, e questo è un avvenimento molto interessante e molto importante, di Momonosuke prima e di Ori dopo sulla Moby Dick, quindi seguendo una sorta di codice piratesco, in teoria Momonosuke e Iori sono a tutti gli effetti pirati di Barba Bianca, in teoria, no? Quindi questo flashback ci sta dando tante tante piccole informazioni che noi forse avremmo dovuto, alcune delle quali almeno, avremmo dovuto avere magari 6-7 anni fa, ma anche di più. Perché? Perché questo capitolo, ovviamente, oltre a mostrarci che Oden sta scoprendo il mondo, scopre che esistono quattro mari più la rotta maggiore, capisce che in qualche modo Toki non appartiene alla sua epoca, ma al tempo stesso è legata a Wano, cioè dice stesso lei, dice: i miei genitori, io non so da dove vengo, non so chi sono, però so che mi hanno sempre detto che siamo legati a Wano, e quindi a Wano devo arrivare. Poi vabbè, inizia questa storia d'amore sulla nave di Barba Bianca, e anche perché se Toki sembra l'unica donna, quindi ok, l'unico fortunato è Oden a quanto pare, per gli etero ovviamente, per gli omosessuali ovviamente ha voglia di fare, però voglio dire, per gli etero è l'unico fortunato, e tra talmente fortunato che ci fa due figli su questa nave. Ok, Barba Bianca, mi dispiace per chi deve pulire le stanze della cabina, perché ok, mi fermo, però insomma inizia questa storia d'amore, nascono Momonosuke e Iori, che ripeto è un'informazione. Magari in questo capitolo la gente sarà offuscata da Roger, che bello, sì, va bene, adesso ci arriviamo. Però, ragazzi, Iori e Momonosuke sono tutti gli effetti nati sulla Moby Dick, sono tutti gli effetti ex pirati di Barba Bianca, per quanto bambini possano essere pirati, però seguendo il codice piratesco, ma soprattutto seguendo il codice piratesco alla Barba Bianca, dove si parla proprio di famiglia. Ragazzi, Momonosuke diciamo, è molto più legato a un Marco, a un Vista, a un Portuguese di Ace, ragazzi. Così come Ace era legato a Toko,
si chiama Toko, no, Otama, Atama, e quindi a Wano, e quindi a Momonosuke, così come Marco è legato a Wano, perché probabilmente Marco arriverà a Wano, insomma, e questa è una delle prime informazioni che mi ha in qualche modo spinto a dire sì, questa la devo dire perché se è importante, è importante almeno quantomeno per capire il legame ancora più profondo, non solo tra un Barba Bianca e una Wano, che sì, ok, Barba Bianca è approdato a Wano, ma è approdato su tante isole, non è la Wano la cosa specifica, ma se tu hai avuto nella tua ciurma un'intera famiglia del futuro Shogun di Wano, insomma. È qualcosa, è qualcosa. Poi vabbè, viene detto che già 30 anni fa non venivano riportate notizie né di zone di Wano nel mondo. Ok, perfetto. Barba Bianca non era interessato a combattere con la Marina. Oden non sapeva neanche l'esistenza della Marina. E questo è importante perché probabilmente anche molti abitanti di Wano di ora non sanno dell'esistenza della Marina. Quindi quando X-Drake si rivelerà come Marine, come portatore o portavoce del governo mondiale. Non è detto che invece di essere visto come il buono che va a liberare una nazione, potrebbe essere visto come il cattivo perché, ammaliati dalle parole di Orochi, che è il loro shogun, possa essere indicato lui e tutti i Marine come i cattivi, come conquistatori, quando in teoria la Marina va a liberare Wano. E questo è un altro aspetto importante che molti magari non ci hanno fatto caso, proprio perché Gold Roger, appena hanno visto Gold Roger, io già lo so che molti. Oh, ecco qua, bellissimo, Gold Roger, per carità, adesso ne parliamo anche Shanks con il cappello, Skopper Gaban e poi ovviamente Ben Beckman. No, Ben Beckman, Silver Rayleigh. Però, insomma, questi sono aspetti secondari, prima di tutto perché nei prossimi capitoli ha voglia di vederli, ma perché, ok, sì, ma noi già sapevamo dell'esistenza di Gold Roger, della ciurma di Gold Roger, tante piccole informazioni invece adesso le stiamo scoprendo, e questo è un aspetto interessante, così come la nascita di Momonosuke Iori sulla Bombi Dick, anche un altro aspetto per quanto riguarda la questione dei Marine, cioè nel senso, se io non so che esiste un'organizzazione mondiale chiamata Governo Mondiale, non so che esiste la Marina, e io ho voglia di conoscere il mondo, figuriamoci chi non solo non gira per il mondo, ma non vuole neanche conoscerlo. È ovvio che probabilmente non si sapeva neanche, o non si sa tuttora, dell'esistenza della Marina a Wano, il che potrebbe davvero giocare a favore di Orochi. Ovviamente poi, per quanto riguarda la questione della Moby Dick, la storia va avanti, prendono Teach sulla nave, quindi Teach, io questo dettaglio non ricordo se era già stato detto, però Teach sembrerebbe salire sulla nave prima di Portuguese di Ace e prima anche di Satch. Satch non mi pare di averlo visto, forse sì, comunque viene preso molto molto giovane, molto prima di Ace, e tra l'altro in un'epoca in cui c'è già Momonosuke a bordo, oltre a Oden. E perché mi soffermo di più su Momonosuke? Perché Oden è morto, Toki forse, ma i due in vita al momento, beh, anche Iori, però i due in vita principali sono Teach e Momonosuke. Teach quindi, oltre a essere un imperatore, oltre a essere il coprotagonista di One Piece, oltre a essere tutto quello che volete voi, è molto anche lui legato a Wano più di quanto noi potessimo aspettarci nei capitoli precedenti, non solo per la questione di Oden, con il quale magari non ha neanche legato più di tanto, ma perché comunque Teach all'inizio era abbastanza buono, lui diventa cattivo perché vuole semplicemente Dark Dark e quindi uccide un suo compagno, ma all'inizio non è che è proprio cattivo cattivo. Cioè, sale sulla ciurma di Barba Bianca, fine, non è cattivo. Quindi potrebbe anche aver legato con Oden, però sapendo che adesso a Wano potrebbe esserci Momonosuke, per Teach si fa succulenta la questione e quindi non si potrebbe escludere un arrivo di Marshall di Teach, detto Barba Nera, un altro imperatore a Wano. E questo è un aspetto, secondo me, tra i tanti da tenere sott'occhio in considerazione. Magari non durante la guerra, non contro Big Mom e Kaido, anche perché altrimenti o si allea con Luffy, il che squilibrerebbe molto quello che è la battaglia finale di One Piece, perché se io combatto contro te, Teach, che però due saghe prima mi ha aiutato, abbiamo combattuto sangue a sangue, fianco a fianco, ok, non lo so, non lo so, potrebbe anche essere una novità assoluta all'interno del mondo dei manga, Oda potrebbe essere il precursore, se fatto bene potrebbe essere una figata, però non lo so, è un po' azzardata come mossa, quindi forse potrebbe arrivare a fine Wano, potrebbe arrivare a fine battaglia, potrebbe
Potrebbe anche non arrivare, ma mandare i suoi sottoposti. E se è vero come è vero, che è probabile che Gecko Moria, costretto, perché io penso che se qualora sia così, sia stato costretto a essere nuovo membro della ciurma di Barbarera, quale miglior modo per far arrivare Gecko Moria, molto legato a Kaido, a Wano, proprio come sottoposto di Barbanera? E quindi questo chiuderebbe anche un po' qualche cerchio, perché prima o poi dobbiamo chiuderlo qualche cerchio, Oda. Quindi, gli aspetti che mi hanno interessato di questo capitolo sono tanti. Appunto, la questione di Teach, che già conosce Momonosuke, già conosce Oden. Essendo uno studioso, è molto probabile che lui sappia molto di più di quanto magari il resto della stessa ciurma di Barba Bianca non sappia. Quindi questa questione, la questione della nascita a tutti gli effetti della famiglia Kozuki, cioè dell'intero proprio nucleo familiare Kozuki sulla nave di Barba Bianca, tutta la questione della marina che magari nessuno conosce ancora, tra le varie informazioni, prima di arrivare poi alla questione di Wano, così chiudiamo il video, però tra le varie informazioni che possiamo ancora in qualche modo tenere sott'occhio, oltre vabbè al fatto dell'incontro tra Barba Bianca e Gold Roger, che quindi ovviamente già si conoscevano, Gold Roger dice potrebbe essere l'ultima volta che ci combattiamo. Questo potrebbe essere un aspetto interessante perché noi abbiamo sempre pensato che l'incontro tra Barba Bianca e Roger, quando parlano della volontà della D, sia avvenuto a Wano. Però, insomma, anche qui in quest'isola sembra esserci una foresta, sembra esserci un bosco, insomma. Quindi, non so se veramente le parole di Gold Roger sono profetiche, cioè l'ultimo incontro, o hanno già parlato prima della volontà della D di qualcuno che è sulla ciurma o no. Però, attenzione, perché quando Barba Bianca parlò con Gold Roger, disse: sulla mia ciurma c'è un certo Marshall D. Teach. E noi abbiamo visto che Teach è salito sulla nave prima di questo incontro. Quindi vuol dire che se veramente è avvenuto prima l'incontro famoso sotto i ciliegi tra Barba Bianca e Gold Roger, deve essere avvenuto dopo l'arrivo di Teach. Però se dopo l'arrivo di Teach l'ultimo incontro che hanno fatto è quello che abbiamo visto in questo capitolo, allora probabilmente non è a Wano che si incontrarono, ma è su quest'isola. Questa ovviamente è una mia ipotesi. Non conoscendo benissimo la timeline, quindi potrei sbagliarmi, però attenzione perché se Teach è veramente arrivato da poco e se veramente questo è l'ultimo incontro e prima di avere questo non c'è stato per un bel po', potrebbe essere qui che parlarono della volontà della D. Quindi Gold Roger che dice: portatemi Sengoku, Garp, i più forti perché voi vi annoiate. Ok, bellissimo. Gli animali selvaggi scappano, eccetera, eccetera. Ok, quindi per quanto riguarda il flashback, per ora questi sono gli aspetti che almeno a me, Mor d'uomo, ricordo di più e che ho sottolineato di più. Poi, ovviamente, parleremo in live, parleremo negli altri video commenti, non è questo il problema. Però, rispetto a parlarvi semplicemente di è arrivato Gold Roger, che bello, mi è interessato più soffermarmi su alcuni aspetti importanti, secondo me, e anche molto interessanti. Per quanto riguarda invece, così chiudiamo il video, per quanto riguarda invece la questione di Orochi, questo è un aspetto ancora più interessante per molti aspetti. Prima di tutto perché, come avevo ipotizzato, l'avevo ipotizzato sia nel video commento che in qualche live fa, Orochi prende il potere in maniera legittima, ovvero sia, semplicemente non fa un colpo di stato. Infatti avevo ipotizzato che sarebbe stato bello qualora fosse stato preso proprio legittimo, in maniera legittima il potere, in modo tale che in qualche modo Oden non poteva neanche contrastare più di tanto la scelta fatta. E un altro aspetto che mi è interessato è che viene detto che lui sa, Orochi è studioso, cioè, insomma, si è dato da fare nella vita, è un lavoratore e sa preparare delle medicine. Quindi è uno pseudo, molto pseudo scienziato. E per la mia teoria che Orochi non è altro che l'Orochimaru di One Piece, Orochimaru, lo conoscete, è uno scienziato. E quindi questo è stato un altro aspetto che mi è interessato. Però, comunque, gli aspetti principali sono due. Il primo è che, come ho sempre ipotizzato, quindi mi fa piacere che ogni tanto la mia somma sapienza, come disse Dante, ci azzecca. Perché tra le varie cose che ho predetto, è la cosa più importante è un'altra, ovvero sia che Orochi all'inizio non è cattivo. Orochi non è cattivo. Orochi viene indirizzato dalla strega, da quello che è un'antenata, insomma, un qualcosa, che magari racconta una storia che potrebbe anche non essere vera, potrebbe anche non essere così, e il suo aspetto con cui si mostra Orochi potrebbe anche non essere quello reale. E questo è molto importante tenerlo sotto considerazione, sott'occhio. Quindi Orochi non è cattivo, viene indirizzato
verso una via di vendetta perché viene detto che lo vecchio Shogun ha in qualche modo impedito alla famiglia di Orochi non solo di diventare Shogun, non solo di in qualche modo concorrere al potere, come viene detto, ma addirittura di cadere in disgrazia. Orochi quindi capisce, si sveglia e capisce che tutta la vita che ha passato a lavorare come sguattero, a darsi da fare per avere briciole, per andare a chiedere in maniera anche umiliante soldi agli altri, è una vita che non gli spettava. Lui aspettava ben altro, aspettava ricchezza, aspettava in qualche modo rispetto che non ha avuto. Io l'avevo detto sia in un video commento che in una live. Quando, per esempio, vede che in un secondo il suo maestro Yasu tratta Oden con i guanti e a lui invece lo tratta come un allievo, magari anche nel migliore dei modi, ma si vede subito la differenza di trattamento, di rispetto. Lì potrebbe essere stata una delle tante scintille che ha portato Orochi ad arrabbiarsi. E anche in questo capitolo viene confermata questa mia teoria perché Orochi vede che il rispetto che lui avrebbe sempre desiderato e che ha lottato per avere, appunto, lavorando, dandosi da fare, poteva essergli dovuto, poteva in qualche modo essergli dovuto. Quindi viene indirizzato nella strada della malvagità, della vendetta. E la cosa più interessante è che la strega, diciamo, può prendere le sembianze anche di, per esempio, di Oden. E questo è un aspetto interessante perché questo personaggio, che ovviamente viene presentato in questo capitolo da Oda, genio, come sempre, perché ha creato un'altra micro storia in una micro storia, in una macro storia, in una saga di una macro storia ancora più grande. Però questo personaggio l'abbiamo già visto? Potremmo averlo già visto a Wano con altre sembianze? Potrebbe aver preso ogni tanto l'aspetto di Kaido? Potrebbe essere determinante quando torniamo nella storyline principale per l'assalto di Onigashima? Potrebbe in qualche modo imbrogliare i nostri? Potrebbe essere uno dei 9 Fodei Rossi, la spia che informa Orochi? Attenzione, abbiamo sempre ipotizzato che la spia che stia informando Orochi lo è perché in qualche modo è in combutta con Orochi, è costretto. Io stesso ho pensato in Gezu Tengu perché è costretto, magari. E se invece semplicemente è questa strega che ha preso le sembianze di uno dei 9 Fodei Rossi e quindi ascolta il piano? Attenzione, questo è un aspetto davvero importante su cui vorrei soffermarmi, non adesso perché non c'è tempo, ma in live. Quindi fatemi sapere voi la vostra. Vi piacerebbe come ipotesi? Non so se sarà detta già in giro, io non ho sentito nessuno, però è una mia considerazione. I 9 Fodei Rossi, io penso ancora appunto sui Getsu Tengu, ma a questo punto potrei immaginare non il vero Getsu Tengu, ma colui che prende le sembianze di Getsu Tengu, ovvero sia colei che prende le sembianze. Quindi fatemi sapere voi la vostra qui sotto, che ne pensate di questa teoria, di questo capitolo, altri aspetti ne parleremo in live, quindi restate aggiornati sulle stories di Instagram, su Pishinigami e sulla sezione community di YouTube, dove vi avviso quando farò le future live. E noi ci vediamo quindi a un prossimo video. Studiate, fate i bravi e state umani, fatemi sapere la vostra e davvero, via One Piece, ok? Ciao ciao, lasciate un bel like, ciao!